Quelle sono pinne oppure... Quelle sono le pinne, sono così piccole sfigate. Vabbè, non importa. Non importa, ora devo semplicemente cibarmi e dissetarmi. E poi mi botto, mi tuffo nell'avventura e mi aspetta. Ok, salve a tutti, sono Spigioc e bentornati in Subnautica. Vi è mancata? È stata assente per un bel po', ma eccoci tornati con il nuovo update e un sacco di cose fighe da esplorare. In particolare, la base ora sarà più epica che mai. Diamo subito un'occhiata a cosa abbiamo intenzione di fare, quindi tiriamo fuori il nostro Seamoth da qua sotto, dal ciclope, dal fondo schiena ciclope. Dai, esci, esci. Oh yes, l'abbiamo espulso come non so cosa. Quindi, allora la base che si trova in quella direzione, vi faccio una piccola, non lo so, un piccolo riepilogo di come siamo messi. La base è in quella direzione, la potete vedere, leggermente buggato. Dovrebbe esserci una montagnola davanti, ma non importa. Comunque, quella è la base. E potremmo finalmente realizzare dei tubi verticali. Quindi evitare le scale a pioli e cazzate varie. E poi creare delle stanze vere e proprie. E tutto questo accadrà nei prossimi episodi. Perché, come primo episodio, voglio un episodio avventuroso. E l'avventura l'avremo realizzando una tonnante radiazione, esplorando quella fottuta nave distrutta, mezza distrutta, quello che è. La gente mi ha detto che ci sono cose molto interessanti a quelle parti. E oggi le esploreremo tutti quanti insieme. Quindi rientriamo all'interno del nostro ciclope e diamoci da fare per realizzare la tuta antiradiazioni, altrimenti crepiamo come sorci. Allora, per realizzare la tuta antiradiazioni, vediamo subito cosa ci serve. Ci serve personale equipaggiamento. Ci servono due silicone e due di piombo. Silicone abbastanza easy da fare, posso farlo tipo subito con quarzo, quindi uno di quarzo. Anzi, uno di silicone. E poi mi manca il quarzo, ovviamente, perché sono un pirla. E infine, per fare il piombo, serve minerali d'argento e minerali di rame. L'argento, forse ce l'ho da qualche parte. Fatemi dare un'occhiata. Oh, sale, litio, titanio, cacchio, non ho nulla. Veramente, guardate quanta roba mi sono immagazzinato qua. Adesso, il nostro obiettivo è quello di procurarci il minerale d'argento. L'argento si trova nelle cose rosse, nelle pianure rosse, come cacchio si chiamano. Perciò, penso di andare nel frattempo anche verso la mia vecchia, vecchia Valeria. Lo so che non pensavo di tornarci più, ma in ogni caso dobbiamo fare la tuta antiradiazioni. Quindi Valeria è abbastanza vicina alla roba. Eccotele qua, subito, trovate! Io ho paura, ci sono i cosi. Vabbè che insomma c'è un bel po' di vita, c'è 82% di vita sta roba. Però, insomma, non è proprio il massimo essere azzannati da quegli affari. Argento, nice! Oro, oro veramente, sto scherzando. Cosa che mi serve meno al mondo in questo momento. Ok, è molto inquietante questa fa. Ok, ci sono gli squali cattivi. Squali cattivi. Ah, mi stavo schiantando. Ok, Espi, sei un po' tutto pro. Stai per morire da solo. Complimenti. Allora, diamo un'altra occhiata, vediamo se c'è qualcos'altro da raccogliere. Quarzo, inutilissimo quarzo. E qua, pesci vanga, possono essermi utili. Beh, sicuramente devo prendere qualcosa da mangiare. Bam! Primo pezzo di quarzo. Entra, nice. E il secondo pezzo di quarzo, dove sarà mai? Non schiantarti, bravo lui. Bravo lui, non schiantarti. Non è questo il momento. Secondo pezzo di quarzo. Pezzo de quazzo. Dove stai? Pezzo de quazzo. Nessun mostro marino cattivo e crudele. Ok, siamo abbastanza a posto. Ma quando in qua c'è corallo pure. Ah, quarzo quello che è. Dio santo, ero appena passato. Buona questa cosa, buona questa cosa. Sale, perché grazie al sale possiamo fare il cloro e col cloro possiamo dissetarci, altrimenti moriamo di sete, come stupidi. Entra. Ok, si è agganciato. Bravo lui, bravissimo lui. Perfetto. Ora abbiamo tutto quello che ci serve. Possiamo craftare la nostra tuta antiradiazioni e partire verso l'avventura. Yeah! È un pene questo, fra parentesi. Però vabbè, comunque in ogni caso andiamo qui e craftiamo il nostro piombo. Anzi no, che cacchio dico piombo? Silicone. No, il coso gioco laggoso. Mi fa cliccare dove non voglio. E la mia energia sta andando a quel paese. Quindi ottimo. Espi sempre, perfetto. E bam! Tutta antiradiazione. Eccomela qua. Eccomela qua. Ottimo. Tuta, casco e guanti. Ma una domanda. Questa cosa occupa spazio nell'inventario? Ah no, ok. Si può piazzare qua. E qua? Magari si possono mettere le pinne. Posso craftare le pinne. Oh yes. Questa cosa non avevo assolutamente pensato. Tubatura. Pompare dalla superficie. Pinne, due di silicone. Ho abbastanza silicone. Vediamo, quarzo, due. Vediamo se riusciamo a fare le pinne. Perché una volta che ci avventureremo, le pinne potrebbero essere veramente utili per sfuggire a pericoli o cazzate varie. Intendo avventurarsi all'interno della roba radioattiva. Quindi andiamo a cercare un altro pezzo di quarzetto. E poi diamoci da fare verso l'infinito e oltre. Mi manca anche l'energia, dannazione. Sarà un'incappettata assurda. Oh, eccovelo qua. Ancora. Perché trovo sempre. Trovo o zero pezzi o tipo 1000.000. Eccotene uno qua. Eccotene uno qua. Good job. E qua cosa c'è? Rotolo
robine interessanti. Qui c'è un altro pezzettino di corale. Là c'è un altro coso radioattivo. Vieni qua, ciccetto. Ti posso prendere, stupido schifo? Gli scaverò la tomba! Gli scavo la tomba, bestio! Ok, vieni qua, vieni qua. No, no, ok. Forse non è il momento adatto per fare queste cose, dato che mi sta magari per finire l'ossigeno. E devo partire per un'avventura ancora più importante, sicuramente, di uno coso stupido scarabeo acquatico. Non lo so, radioattivo. O quello che è, perché non capisco, sinceramente, perché sia verde. Magari, che ne so, è tipo il cugino di Hulk? Il cugino sfigato di Hulk? O quello figo? Perché Hulk è troppo stupido. Mentre lui è come Plankton, Mr. Plankton. È astuto! È fotte le spugne. Cioè, nel senso, non fisico, nel senso. Psicologico. Ed eccole qua. Bam! Anzi, bam! Le devo ancora fare, sono pirla. Pin! Nice! Raccolto pinne! E le ho subito piazzate. Oh, ma adesso ce le ho le pinne ai piedi. Ma quelle sono pinne oppure. Quelle sono le pinne, sono così piccole sfigate. Vabbè, non importa. Non importa, ora devo semplicemente cibarmi e dissetarmi. E poi mi butto, mi tuffo nell'avventura che mi aspetta. Perché adesso non ho assolutamente voglia. Voglio addentrarmi nelle profondità più radioattive, come ho già detto. Non voglio stare qui a craftare roba. Cos'è quel fottuto punto fermo che c'è? Forse un'altra mia base? Non lo so. Sì, quello sembra essere un pannello solare della mia ex base, quella temporanea. Non so se ve la ricordate. Quella base super figa che ho abbandonato. E tristemente giace lì, in attesa del mio ritorno. Ma 28 su 600 non raggiungeremo mai il nostro obiettivo. Quindi per forza dobbiamo fermarci e ottenere un po' di quarzo da qualche parte. Quindi fermo! Devo fare una piccola esplorazione per cacchi miei. Tiriamo fuori il nostro coso, materiali, silicone, craftiamo questa cellula energia e vediamo se riusciamo. Ah, mi fotte energia pure craftare? Non posso più craftare. Espi, sei un genio. Adesso ti tocca pure tornare alla Valaria Vecchia perché non hai un cacchio di nulla. Non sapevo mi costasse energia craftare. O meglio, forse l'avevo già notato, ma me ne sono completamente dimenticato. Ma cosa, emergency power only? Ma smettila, pagliaccia. Adesso mi tocca pure prendere il coso. Dannazione, si sono spente tutte le luci. Ah, Cristo. Ok. Andiamo, andiamo, andiamo. Comunque, veramente consuma troppo. Anzi, mi è stato detto che devo raccogliere tutti i potenziamenti per il Cyclops. Questi potenziamenti si trovano nella zona in cui che sto appunto per esplorare quella radioattiva. Vabbè, dai, Valeriona non è così lontana alla fine. Anzi, Valeria non è così lontana. Mi confondo molto spesso fra le due perché sono così simili, così belle entrambe e così gonfiate dal silicone. Percentuale saldata: 92, 95, 99. E poco c'è più. Ottimo, perfetto. Scusate gli effetti sonori, ma sono quello che in questo gioco manca, ovviamente. Mancano più o meno in tutti i giochi, lo dico ogni volta. Perché Espi, hai gli effetti sonori giusti che fanno il caso vostro. Quanti mi fotte energia? 10. 10, accettabile, dai, accettabile 10. Ottimo, e ora possiamo finalmente andare. Si spera questa volta. Si spera questa volta veramente verso la zona radioattiva. Yes! Dovrebbe essere in questa direzione. Sì, la vedo la nave, la fottutissima nave lì. Ottimo. E mi hanno detto che ci sono creature molto cattive. Quindi devi stare molto molto attento a quello che faccio, come mi comporto. In realtà, forse dovrei anche creare o comunque utilizzare magari un fucile di stasi per difendermi. Ma vabbè, insomma, si rischia. Ci si butta, anzi, devo pure posizionare i cacchi di pezzi di corallo qua all'interno dell'arma dietro, altrimenti poi quando li perdo inizio a tirare un sacco. Tiro giù Nettuno, insomma. Insulto Nettuno e dopo tutti i nettuniani se ne vanno. Oh mio Dio, Espi, non rispetti la nostra religione, tutte queste belle cose. Ma Espi, rispetta la nostra religione. Il fatto che, è così dannatamente ingiusto questo gioco nei suoi confronti. Vorrebbe anche lui essere il favorito di Nettuno una volta tanto. Cosa stavo dicendo? Cosa stavo dicendo? Niente, ritiro tutto quello che ho. Ma ti droghi, coso? Ok, quanta. Quanti problemi c'hai? Aspetta, ma hai una salute? Cyclops, perché non te la vedo più. Non vedo più la salute che hai. Vabbè, non importa, facciamo finta di nulla. Addentriamoci verso le oscurità più profonde. Wow! No, in realtà non è affatto oscura. Ma era per dire, era per rendere la cosa più figa. In realtà, siamo nella zona radioattiva ormai, penso. Non so nemmeno se compare tipo, ehi, radiazioni attive anche se non te ne frega nulla, visto che c'è la tuta sopra P. Ma, penso di esserci in quella stupida zona. No, niente cazzate, niente mostri bastardi, vero? Per favore. Per favore, niente mostri bastardi. Perché canto le canzoncine di Natale ora? Queste
siamo tipo agosto, sto per dire luglio, sono ritardato. Vivo sempre nel passato, ricordatevelo. Ok, 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 ok. Non sembra esserci nulla di preoccupante per il momento, ma chissà, dato che questa causa sembra un po' inquietante. Ok, penso di essere sicuramente nella zona delle radiazioni. Ok, è partita la musichetta, non so per quale ragione. Comunque, wow, cos'è quell'affare? Prendiamolo subito, esploriamo. Oh, very nice. Cassa rifornimenti. E cosa c'è? Kit di protosecco... Oh my... Quanta figaggine c'è qua sotto? Beh, io me lo ciuccio subito. Bam, bitch. Ottimo. Acqua disinfettata. Mamma mia, ma qua c'è il ben di Dio. Uno avrebbe potuto venire qua. Sarebbe potuto venire qua e prendere un fottio di roba. Ok, rottami, non mi interessano, grazie. Ci sono altre casse. Voglio le casse, voglio il chest, voglio il loot. Aspettate, perché questo possiamo comunque prenderlo anche senza usarlo subito. Tutte qua, qua niente, l'ho chiusa perché sono un perla. Cassa rifornimenti di qua. Non ci sono mostri cattivi, cattivelli, vero? Altri cosi? Seamoth! Ancora. Vabbè, te li droppo. No, perché ho droppato le... Sono un pirla. Ok. Ah, 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 ok. Ok, ok, ok. Arrivo subito. Arrivo subito. Nice. Gente, quindi spero che questo episodio vi sia piaciuto. Nel prossimo continueremo l'esplorazione e andremo avanti e vedremo cosa c'è sotto quella nave. E sento dei cattivi rumori, quindi vi saluto e vi do appuntamento al prossimo, in cui esploreremo. Ok, me ne torno a casa. Me ne torno a casa. Fuck this shit. Me ne torno a casa. Via, 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 via. Lo esplorerò nel prossimo episodio. Ah, 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 ho paura. Dov'è? Qua devo penetrare il coso. Ok. Bam. Nice. Quindi, al prossimo episodio di Subnautica, vi saluto. Ci vediamo la prossima volta. Non dimenticate di commentare e mettere mi piace qua sotto per dirmi che questa serie piace e vorrete vedere altre cose fighe su Barbie. Alla prossima, ciao ciao.